Buonasera Alfredo e buonasera a chi ci segue. Beh, certamente sì, anche perché è chiaro che la vittoria ottenuta sul Vicenza, la situazione in classifica, Lecce 65, Monza Cremonese 63, Benevento e Pisa 60, Brescia 58, Ascoli 55, Frosinone 54 per limitarci alla zona del playoff, sia una situazione particolarmente favorevole. Ma ti ricorderai come in tempi non sospetti avevamo rimarcato come questa, la stagione della Serie B, sia una gara massacrante da vincere alla distanza. E il Benevento, evidentemente merito anche della preparazione atletica che ha sostenuto e della guida del suo allenatore, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola. Il recupero con il Cosenza capita, a proposito che la formazione calabrese, come ben sappiamo, è tosta ed è più che mai in lizza per guadagnare la salvezza, sebbene ieri il Monza con Valotti e Gittier abbia firmato un 2-0 che ha catapultato i Brianzoli alle spalle del Lecce, quindi in piena zona promozione diretta, però non sarà un ostacolo facile da superare, ma in questo momento è Benevento lanciatissimo. Benevento lanciatissimo, e ritorniamo a parlare sempre di questo equilibrio nella zona alta della classifica che c'è tra le squadre. Insomma, nessuno riesce a prendere il largo, insomma, la sconfitta con la Cremonese che aveva prodotto importanti risultati, poi la sconfitta con il Frosinone in questo fine settimana, sono tutte lì. Però sai, vedi, ieri ci sono delle ulteriori annotazioni positive, per esempio riguardano Mattia Viviani, che ieri ha segnato il secondo gol nel campionato con il Benevento, che lo aveva ingaggiato dopo l'esclusione dalla B del Chievo, facendo una scelta giusta, perché Viviani si era segnalato come uno degli elementi più interessanti, stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni. Il fatto che sia stato lui a segnare il gol decisivo, esatto, è di fuori ulteriormente a favore delle scelte di Caserta, che si sta dimostrando uno dei migliori allenatori del campionato, proprio anche per la sua capacità di gestire l'organico che il presidente Vigorito gli ha messo a disposizione. Benissimo. E ieri il tecnico Caserta in sala stampa, commentando il risultato, facendo capire anche che la squadra magari non esprime un gran calcio, non ha espresso ieri un gran calcio perché ci sono tante partite, concentrate, la stanchezza, ha fatto un nuovo appello ai tifosi. Ha detto: io quando venivo a Benevento ricordo lo stadio molto più gremito, e adesso invece sarà stato il Covid, saranno tante altre non lo so, considerazioni da fare su questa scarsa presenza allo stadio. Vedo vuote le gradinate, in questo momento è fondamentale l'apporto del pubblico caloroso come quello del Benevento. Ah, sai, è una questione di tempo. Tu giustamente hai ricordato i 2 anni di pandemia. La capienza al 100% degli impianti è tornata operativa soltanto dall'inizio di questo mese. Però è evidente che una squadra che macina gioco e risultati come il Benevento non possano richiamare i propri tifosi. Quanto alla qualità del gioco, è altrettanto chiaro che non si possa pretendere, arrivati a questo punto della stagione, che la squadra dia sempre comunque spettacolo. Siamo al rush finale. In questo momento bisogna essere molto pragmatici, bisogna essere molto attenti al risultato proprio e delle avversarie. Bisogna sfruttare l'onda lunga di un periodo alquanto positivo, che, ripeto, qualora il Benevento dovesse imporsi nel recupero con il Cosenza, schizzerebbe nella zona della promozione diretta in Serie A, il che renderebbe il finale ancora più entusiasmante.